Ciao a tutti ragazzi e ragazze, finalmente si torna a parlare un po' di abbigliamento, un po' di shopping. C'è stato un periodo l'anno scorso, ne facevo veramente tanti di haul e ne sentivo la mancanza. E quindi volevo farlo per voi, perché questo qua per me è un nuovissimo marchio, non l'avevo mai comprato da Pretty Little Thing. E quindi voglio assolutamente parlarvi di come è stato, insomma, acquistare da questo sito, perché ovviamente è un sito, non sono andata in un negozio di Pretty Little Thing, e vi racconterò ogni cosa in questo video. Prima però di iniziare a parlare di shopping, di vestiti, di cosa ho comprato, voglio innanzitutto già ricordarvi sin dall'inizio che se non siete ancora iscritti ragazzi potete iscrivervi e mettere un bel mi piace, e se avete voglia condividete questo video se volete farmi un piacere. Detto questo, ovviamente lascerò anche il link in descrizione del sito se avete voglia di dare un'occhiata dopo aver guardato questo video, ma anche come sempre lascerò il link Amazon e IBS del mio libro, così potete anche leggere magari 20 pagine di questo testo, potete prenderlo ebook se volete, potete prenderlo cartaceo, ci sono tutte le possibilità del mondo. So che in questo video non c'entra molto insomma il mio libro, ma è giusto che lo faccia perché, come dico sempre, è una mia creatura e non ne parlo mai abbastanza. Detto questo, entriamo subito a parlare di abbigliamento. Come già dicevo prima, è la prima volta che compro da questo marchio, Pretty Little Thing. Se non vado errata, è un marchio inglese. E in realtà io sono sempre un po' diffidente a fare shopping online, una cosa che mi riesce molto spontanea. Era anche moltissimo tempo che non facevo shopping online, solitamente se lo faccio da ASOS, perché è più conosciuto, affidabile, sicuro. Però con questo diciamo che volevo un po' sondare le acque, vedere se funzionava questa cosa, e per adesso voi vedete che non ho ancora aperto il pacchetto che mi è arrivato, è proprio uno spacchettamento questo qua vero e proprio. Devo dire che ho fatto questo acquisto anche perché mi sa che quella sera era il primo giorno di ciclo, quindi un po' ero impazzita. Solitamente, ripeto, per questo tipo di cose qua online ci penso un po' di volte, invece quella sera lì sono partita sparata per andare a, insomma, scegliere qualcosa dal sito. L'ho selezionato subito e l'ho preso nel giro di veramente 10 minuti. Pretty Little Thing lo avevo già sentito, ma non mi ero mai, diciamo, soffermata molto a capire che tipo di marchio fosse, che genere di outfit poteva dare la gente. Però io ultimamente sto seguendo un canale YouTube di due ragazze inglesi, vi metterò il link anche di questo canale giù nella info box, un canale che si chiama Sofia e Cinzia, e praticamente queste ragazze fanno un sacco di video haul, dove per moltissimi video utilizzano e comprano da Pretty Little Thing e Missguided. Ho anche guardato quel sito, ma diciamo che tra i due i prezzi di questo qui erano più abbordabili, e comunque mi sembrava che avessero delle cose super belle che mi piacevano un sacco, e quindi mi sono sbilanciata un po' di più. Altra cosa che volevo dire, come già dicevo prima, ho fatto i miei acquisti in sprizzo di pazzia, in quei 10 minuti di follia, e subito dopo aver fatto partire il pagamento, praticamente vado su Instagram a leggere qualche commento, e la cosa che mi ha terrorizzato in quel momento è stato che moltissimi erano commenti negativi, perché a quanto pare c'erano molti problemi con le spedizioni, con gli arrivi, i ritardi, sentivo che c'erano dei problemi anche per i rimborsi, se talora qualcosa non andava. E se vogliamo dirla tutta, ho preso due magliette, che sarebbe un crop top a maniche lunghe, e una camicetta e una collana. Spero sinceramente che per la collana non ci siano problemi. So che però di sicuro uno dei due non mi andrà bene di misura, perché ho preso davvero delle misure molto diverse fra di loro. Essendo un marchio inglese, ha delle misure inglesi, e io già lì mi sono trovata un po' sballata, perché non sono mai convinta in generale, neanche qua in Italia, su che taglia prendere, sia sopra che sotto, perché ovviamente cambia molto dal marchio, cambia molto dal negozio, e quindi ogni volta è un'esperienza mistica entrare in un negozio e captare che taglia prendere. E per il crop top mi sembra di aver scelto la taglia 8, per la camicetta la taglia 12, quindi di sicuro qualcosa ho sbagliato.
Spero insomma che il crop top sia un po' stretto, sia un po' elasticizzato, e per la camicetta, se diventa troppo larga, insomma, di poter lavorare in qualche modo. Come dicevo anche, è uno spacchettamento vero e proprio, live, e quindi se dovessero uscirne cose strane lo scopro assieme a voi. Magari sto qua a parlare di quello che ho preso e manca qualcosa, qualcosa è rotto. Vediamo subito, quindi apriamolo perché non vedo l'ora, anche perché questo pacchetto mi è arrivato letteralmente un'ora fa, il tempo di preparare tutto il setup per il video, e mi sono messa a filmare perché non potevo aspettare, non avrei potuto aspettare oltre. Anzi, prima di iniziare, un'altra brevissima parentesi, visto che volevo dire un po' tutto com'è stato. Io l'ho fatto questo ordine all'incirca 10 giorni fa. E dicevo che ho avuto insomma delle letture non proprio piacevoli, infatti mi ero un po' preoccupata, però all'incirca dopo 2-3 giorni massimo credo che l'ordine da Pretty Little Thing fosse partito. Poi se non vado errata è arrivata, l'ordine era arrivato al insomma luogo di partenza per le spedizioni, e lì sì che mi sono preoccupata perché è rimasto fermo veramente tanti giorni, al che 2 giorni fa ho mandato una mail per chiedere insomma spiegazioni, avevo il mio track number, tutto quanto per controllare, ma sembrava che appunto questi miei acquisti non partissero mai, insomma, da quel punto, che lui mi dava sempre lo stesso, sempre uguale, adesso non ricordo che luogo fosse, però sempre in Inghilterra. Sta di fatto che poi la mattina dopo aver mandato io quella mail, mi è arrivata una mail da un altro Corriere Express. Non so che giri ci siano stati sinceramente, perché ho letto 2-3 nomi per quanto riguarda le spedizioni, e poi questo mi ha dato come data oggi, effettivamente è arrivato oggi, quindi vedo mai 10 giorni. Se avete voglia di comprare da questo sito, che è inglese, comunque magari prepararsi un po' prima per magari un evento o qualcosa, non fare le cose all'ultimo secondo perché potrebbe non arrivare subitissimo. Ho letto di altri che hanno avuto molti problemi, fortunatamente io più tanti non ne ho avuti, al di là di aspettare 10 giorni, a me basta avere le cose qui, speriamo vada tutto bene adesso con lo spacchettamento. E quindi al via al vero e proprio spacchettamento. Tutto, mi dispiace anche rompere questo perché penso che sia il packaging più bello di un sacchetto con gli unicorni. Ok, questo deve essere il crop top maniche lunghe, quello che dicevo, taglia 8. Non so ragazzi, vederlo così quadratino mi spaventano un poco. Ok, elastico, sembra elastico, speriamo che anche non sia troppo trasparente, però essendo nero, ovviamente questo è un capo che non andrò a portare subito adesso, ma ovviamente con l'arrivo della primavera, del primo caldo e dell'estate, ho 90% pantaloni a vita alta, quindi questi crop top mi piacciono un sacco, sembra molto bello, spero di starci e di non scoppiare nelle braccia. Si potrà fare una prova. Qualcosa mi dice che dovrà essere un po' lavorato questo capo. Indosserò così solo le braccia per allargarlo. Partiamo bene. No, mi scoccerebbe se non riesco proprio a indossarlo, mi scoccerebbe. Secondo capo è la camicetta che vi dicevo. Vediamo se riesco a aprirlo. Camicetta color champagne, c'è un po' di intrecci, abbiamo anche questo e là, che non si può rompere, però così si romperebbe. Ah ok, quindi questo è un laccio che loro mettono, che non si deve rompere finché non siamo soddisfatti. Nel caso noi non fossimo soddisfatti, dobbiamo rimandarlo con questo ancora annesso. Ok, la luce si è morta definitivamente. Spero voi possiate vedermi lo stesso. Spero voi possiate vedere lo stesso.
la camicetta, è una camicetta che si va a incrociare qua davanti al petto, dovrebbe rimanere bella morbida e spero che questa mi vada meglio di sicuro della 8, ma non so io che cosa avevo pensato quella sera tra l'8 e il 12, non sono una bambina di 5 anni e non lo so il perché ho fatto quella scelta. E l'ultimo foglio, ecco la collana, questa deve essere una collana di quelle, ah che bella, di quelle tipo più collane messe assieme, non so se rendo l'idea, se riesco a spiegarmi. Mi piace. Tanto faccio le mie considerazioni a riguardo. E quindi perlomeno su questo non ho dubbi a riguardo. Dovevo tentare ovviamente, ho veramente tanti dubbi su questo perché romperò qualcosa di sicuro, sono convinta in questa taglia 8, non è la mia taglia. Secondo me poi dovevo scegliere la 10, ma non l'ho scelta. Ah, questa mi sa che avevo scelto 12 perché è l'unica taglia, l'ultima taglia rimasta possibile. E di questo invece avevo scelto 8 perché c'era un motivo. Perché secondo me le due ragazze che vi ho menzionato poco fa parlavano della taglia numero 8 e loro, avendo anche comunque un seno più abbondante del mio, mi sono detta che poteva starci la cosa, ma a quanto pare no. Comunque, allora, so che io definisco sempre haul i miei acquisti, anche se non sono veramente tanti, non sono cose sproporzionate. Io farei adesso i miei saluti, subito, perché dopo farò un try on, proverò i due capi, ve li mostrerò ovviamente alla fine del video. E speriamo, insomma, che riesca a farli entrambi funzionare in qualche modo. Io per adesso comunque lo consiglio, nel caso dovessero esserci problematiche farò un video a riguardo sul canale, questo ovviamente sono delle first impression in qualche modo, se è possibile definirle così. E niente, quindi io ragazzi intanto vi saluto ufficialmente, vi ringrazio per essere arrivati fino a qua, so che c'è stato anche il problema della luce e me ne dispiaccio un sacco, ho detto tutto quanto all'inizio, quindi mi sembra quasi di rimanere adesso senza parole. Ora vedrete i try on, noi ci vediamo però nel prossimo video, intanto vi mando un grossissimo bacione, ciao ragazzi.